Torna protagonista il grande calcio targato EA Sports, squadre già schierate in campo, pronte a darsi battaglia per regalarci un grande spettacolo. Un saluto a tutti da parte di Piero Gipardo, con me, come sempre, c'è Lelia Dani. Si è detto e scritto molto alla vigilia su questa sfida, è arrivato il momento di passare ai fatti. Prepariamoci ad assistere a quella che si preannuncia come una gara in grado davvero di tenerci incollati fino al 90esimo. Il grande calcio è a casa sua in questi schermi. Quindi preparatevi, create la situazione giusta, perché ho la sensazione che ci divertiremo. Questi sono i giocatori con cui ha deciso di partire il tecnico. Meret tra i pali, una maglia per Mario Rui in difesa con Di Lorenzo dal ruolo di terzini. Zielinski insieme a Lobotka in posizione centrale. E in avanti Victor Osimhen, chiamato a fare il reparto da solo. Ecco gli 11 mandati in campo dal tecnico. Per questa sfida hanno scelto una versione piuttosto offensiva del classico 4-5-1, perché gli esterni hanno le caratteristiche e la capacità di andare. Allora il tecnico avrà chiesto una partita di grande sacrificio, Pier, per dare una mano all'unica punta di ruolo. Ci siamo, possiamo cominciare. Punizione concessa dall'arbitro per questo intervento. Attento qui il difensore che allontana. Ruben Ribeiro. Zé Luis. Si inserisce bene e recupera. Norma del vantaggio. Prova da lì, fuori di nulla questa conclusione, era una buona idea. João Jesus. Muovono bene il pallone. Occhio a Osimhen da lì. Zielinski. Palo, si gioca ancora. Nulla di eccezionale in questa trama. Sono andati a un passo dal gol del vantaggio. Conclusione respinta dal palo. E il match resta apertissimo sul risultato di parità. Pallone tranquillamente fra le braccia del portiere. Provano a farsi avanti. Osimhen. Applausi per il portiere, che parata! Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Intervento volante. Palla nuovamente in calcio d'angolo. Va direttamente in area. Portiere ben piazzato e resta senza problemi il pallone. Attende il momento giusto per scaricare il pallone. Recuperano il possesso interrompendo un'azione che stava diventando pericolosa. Lozano. Il pubblico vuole il tiro.
Possono passare in vantaggio. Portiere che sembrava battuto si è salvato con un pizzico di fortuna. La traversa, solo la traversa ha negato la giocata del gol. Provano a costruire qualcosa. Azione che sfuma e Minaccia sventata. Occasione per il vantaggio. Non la tiene il portiere. Attenzione, ma c'è offside. Non ha dubbi l'assistente. Osimhen. Possesso che sfuma. Il dato sul possesso palla fotografa un match bloccato, con poche occasioni da rete da una parte e dall'altra. Vedremo se una delle due squadre sarà in grado di prendere l'iniziativa con il passare dei minuti per sbloccarla questa partita. Fuori, sarà fallo laterale. Intercetta il tiro. Ha spazio per avanzare. Si porta in mezzo. Va in porta. E c'è la rete. Sblocca nel match dopo aver dominato. E avrebbero potuto segnare anche prima, eh. Non hanno sfruttato al meglio le diverse occasioni avute. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo contropiede che ha portato al gol. Un gol facile facile, da sotto misura. Nulla da fare per il portiere. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Lozano. Osimhen. Ci saranno 2 minuti di recupero. Vuole il lancio lungo, pericoloso. C'è Luis! Stavano già per festeggiare, ma non avevano fatto i conti con il portiere. Che parata, Lele! Non capita spesso di vedere qualcosa di simile. Che tuffo incredibile, Pier. Occhio al cross in mezzo. Fermano la manovra avversaria. Arbitro che pone fine alla prima frazione di gioco. Primo pallone della ripresa. Recupera palla la formazione avversaria. Vuole l'imbucata. Grande parata, grande riflesso. Super qui il portiere. Possibilità dalla bandierina, caccia del pareggio. Occhio al tiro della bandierina. Intervento così, così, attenzione. Conclusione murata.
Intervento efficace e possesso recuperato. C'è spazio per andare. Può andare per la porta. Può metterla da lì. E c'è il gol. Si porterà più due con questa rete. Azione del gol che merita di essere rivista, contropiede micidiali direi. Un gol facile facile, ma bisognava essere al posto giusto, al momento giusto. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Ottima lettura difensiva. Ruben Ribeiro. Osimhen. Occhio a Osimhen da lì. Tentativo ribattuto. Ci sarà dunque una sostituzione? Corner in area, corner bloccato senza difficoltà dal portiere. Cattiva gestione della palla. Si affacciano nella tre quarti. Pallone importante per provare a riaprire la gara. Respinge il portiere, il pallone resta lì. Murato al momento del tiro. Cross verso il centro dell'area. Poco convinto in questo intervento. Lascia lì il pallone. Ruben Ribeiro. E c'è il gol. Attenzione. Riaprono la sfida. Replay che non farà piacere al tecnico, credo. Perché si può sbagliare, certamente. Ma questo è stato davvero un brutto disimpegno da cui è scaturita l'azione che ha portato al gol. Il punteggio adesso è di 2-1. Deve sfruttare questa occasione. E la mette! Non sbaglia nemmeno questa volta. Hat-trick, tripletta per lui. Con questo sono tre, Pier. Tripla. Sottolinea l'ottima prova sua di tutta la squadra. Si merita questo replay. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Palla col contagiri. Più 3 adesso, un'ipoteca serissima sulla vittoria. La regia ci ripropone l'azione del gol. Possiamo apprezzare meglio la verticalizzazione che ha liberato il tiro al compagno. Ne è venuto fuori una conclusione sul primo palo che ha sorpreso il portiere, che forse non se l'aspettava.
Non sono certo mancati i gol oggi. Punteggio sul 4-1. Attenzione, questa può essere chiara occasione da gol. Non era semplice qui per la direttrice di gara, alla fine non se l'è sentita forse di tirar fuori un cartellino di un altro colore e ha scelto il giallo. Rosso che ci stava tutto, Pier, fallo tattico, poteva anche andare in porta. Condivido le proteste della panchina che chiedeva il rosso. Senza problemi il portiere sulla punizione avversaria. Osimhen può passarla. Ancora 300 secondi alla fine della gara. Alla lunga, scavalcare la difesa sembra interessante. Iniziativa sventata dal portiere. Si giocherà ancora per 180 secondi. Occhio alla ripartenza. Osimhen. Ci prova. C'è la respinta qui, così può bastare, fischia l'arbitro, vittoria per la formazione di casa. Hanno fatto meno fatica del previsto ad imporsi contro una squadra che stranamente è apparsa troppo rinunciataria. Parte del merito va anche a loro naturalmente, hanno spinto con forza, convinzione, qualità, l'hanno fatto dal primo all'ultimo minuto.